Coach Giovanetti, iniziamo ad analizzare questa prima partita del 2016, per voi è arrivata una sconfitta, significative molto probabilmente le percentuali, sia a cronometro fermo che non, perché l'impegno, la voglia di rientrare c'è sempre stata, messa in campo adesso ragazzi, però questo è quello che è mancato. Assolutamente sì, partiamo dall'impegno, è una cosa che ho sempre detto in tutte le interviste. Non posso dire niente di questi ragazzi. Sapevo che Vigevano poteva partire fortissima perché veniva da due sconfitte, un momento critico anche a livello di infortuni. Hanno messo dentro, fortunatamente per loro, un giocatore valido come Pozzi. E diciamo, come ha detto prima Simone, noi più arrugginiti di loro, perché a livello difensivo poi tenere Vigevano a 21 in due quarti non è male. Solo che, come hai detto tu, le nostre percentuali a voce ferme e dal campo, anche su tiri aperti da tre punti, non sono state al nostro livello solito. In parte comunque è riuscito il gioco che avete preparato, come hai analizzato tu, a livello difensivo la tenuta, soprattutto nel secondo tempo, c'è stata della squadra. Quale può essere un problema mentale di non essere tranquilli? Cos'è mancato sotto l'aspetto offensivo? Ma no, la tranquillità assolutamente, anche perché guardando la classifica noi il nostro lo stiamo facendo, perciò i ragazzi sono sereni, che a volte anche dopo 15 giorni di pausa, probabilmente anche una nostra pecca non aver fatto un amichevole, magari non ti fa tirare i soliti tiri con la testa sgombra, ma non è una questione di pressione, assolutamente. Perché noi il nostro campionato rimane di salvarci il prima possibile, okay, e arrivare in fondo nella più alta posizione possibile, ma partendo dalla nona, sperando di arrivare in nona. Allora, una prestazione personale sicuramente condita da alti e bassi, ovvero grande impegno assieme ai tuoi compagni, in particolare a Pedrini, ha aiutato la squadra a livello offensivo, però al cronometro fermo probabilmente qualche canestro in più da parte tua avrebbe permesso di ricucire distanze nel terzo quarto e provare nel rush finale a giocarvela a viso aperto. Assolutamente, è mancato qualche canestro che di solito facciamo a tre punti in campo aperto, perché li abbiamo presi bene, abbiamo corso bene il campo, ma purtroppo non ci sono mai entrati, è entrato uno a due secondi alla fine, e qualche canestro che mi ha messo fermo sicuramente. Io in primis ho tirato con bruttissime percentuali a cronometro fermo, la prima volta che mi succede, almeno fino a domani me lo perdono, però l'impegno c'è stato e assolutamente, anche dopo una partenza non proprio brillante come c'era successo a Iseo, ragazzi, noi siamo stati lì con la testa, abbiamo recuperato sotto tutta la partita, ma siamo stati lì, assolutamente una cosa da migliorare, però l'impegno c'è stato, purtroppo stasera non era serata. Grazie mille per la tua analisi e buon rientro, alla prossima. Grazie. Alla prossima.